Con Tatiana Lombardo qui dal Gonzales, siamo proprio nell'imminente vigilia di questo ritorno a Termini Imerese della Hard. Da praticamente un mesetto ormai non disputate gare casalinghe, voi un po' per il riposo e per le gare in trasferta. Comunque, raccontaci un poco di queste partite, diciamo, che vi hanno condotto adesso al 23. Venite da una vittoria in quel di Nola, anche se era, diciamo, nelle parti basse della classifica. Avete portato comunque un successo importante a casa, vi state riavvicinando sempre più a questa salvezza, che a quanto pare era l'obiettivo, diciamo, dichiarato. Quindi parlaci un po' di questa sfida con Nola. Nola è stata una partita che ci ha fatto bene, nel senso che dopo la pausa campionato, dopo il riposo dovuto alla squadra che manca nel girone, ritornare a giocare non è stato semplice. In più giocare fuori casa, per cui portare una vittoria, anche se un po' sofferta, nonostante Nola sia una squadra di bassa classifica. Ha portato comunque la squadra a risollevarsi un attimo e a ripartire col piede giusto. Ecco, adesso domani arriverà qui Giarre, un avversario di tutto rispetto sicuramente. Presentiamo un pochettino questa gara, chiaramente partendo sempre da voi, dalla vostra forza, dal vostro gruppo, però ecco, anche mettendo in luce quali sono le armi, di questo Giarre. Giarre è sicuramente una squadra ostica, ha degli elementi che sono delle buone individualità, sia a livello fisico che a livello atletico, e anche a livello di esperienza. Sono persone che hanno disputato tanti campionati in questa categoria, anche campionati superiori, si è rinforzato, ha preso una giocatrice in più che ha... Anche lei è una pedina importante in una squadra del genere, sono in un'ottima posizione in classifica, per cui sicuramente domani non Ne sarà vedremo delle una belle. partita semplice. Questo non vuol dire che noi domani entreremo regalando il risultato, perché noi a tutti i costi vogliamo tentare di riscattarci dall'andata e quindi di prenderci qualche punto, se non bottino pieno, chi lo sa, e quindi entreremo agguerrite sicuramente. E perché no? Ci aggiungerei, dico, avete già fatto uno scherzetto alla Sifi Condor, che Tutto è anche lì su in possibile. vetta, per cui dico, magari Chi lo anche sa? Giarre. Io dico sempre che la palla è rotonda, quindi tutto può succedere. Perfetto, con questa ciliegina ci rivediamo domani. Arrivederci, capitano, e in bocca al lupo per domani. Grazie, grazie a te. Tommaso Pirrotta, coach di questa Hard Termini. Abbiamo parlato un po' con Tatiana, abbiamo presentato la sfida importante comunque che vi vedrà impegnati domani contro un avversario sicuramente di cartello. Con te facciamo un po' il sunto di questo girone di andata, proprio perché in questo mese di febbraio, nonostante, diciamo, l'assenza forzata da questo palazzetto per via di gare in trasferta e riposi vari, comunque avete compiuto il giro di boa. Quindi che cosa prendiamo di questo girone di andata? Intanto i 19 punti che sono fondamentali. Abbiamo fatto un passo importante verso la salvezza. Devo dire che tutto sommato abbiamo perso forse qualche punto nel girone d'andata, però ne abbiamo guadagnato qualche altro che magari era inaspettato. Quindi nel bilancio che possiamo fare diremo che siamo lì, ecco. Ecco, Tommaso, una curiosità la mia. Quando si trova ad affrontare un mese caratterizzato da queste continue pause, proprio dal punto di vista della metodologia di allenamento, come avete fatto a tenere alta la tensione, la concentrazione, anche la voglia delle ragazze stesse, proprio per evitare problemi, diciamo, di cali? Intanto abbiamo cercato qualche amichevole, quindi per abituarci, per continuare a lavorare contro un avversario. E bisogna fare molta attenzione, perché è chiaro che il lavoro è diverso, ma soprattutto cala la concentrazione in allenamento, perché quando tu hai in previsione, lavori contro un avversario, quindi ti alleni in funzione di un avversario, c'è l'adrenalina, c'è lo stimolo. Quando sai che il sabato, la domenica non giochi, questa attenzione scema un po', quindi diventa un pochettino più problematica tenerla alta. Ecco, sì, adesso abbiamo fatto il giro di boa, ci affacciamo a questo girone di ritorno.
Sicuramente una squadra che ha grandissimi margini di miglioramento, sicuramente sarà notevole da qui a fine stagione il miglioramento delle tue atlete, per cui ci aspettiamo un finale di stagione in crescendo. Il pericolo è che abbiamo parlato sempre di salvezza, salvezza, a salvezza raggiunta, probabilmente che ancora non l'abbiamo raggiunta, ci può stare anche il momento di calo. Questo non deve accadere proprio perché, come hai detto tu, una squadra giovane, dobbiamo lavorare per la crescita di queste ragazze. Quindi intanto affrontiamo una squadra importante sabato prossimo, domani. Questa squadra è terza in classifica, ma noi scenderemo in campo proprio per fare ovviamente il risultato. Va bene, noi ringraziamo Tommaso Pirrotta, coach di questa Hard Termini, grazie a voi. Quindi arrivederci e in bocca al lupo per domani.